Eccoci nuovamente in studio, una puntata nuova della la notizia con graditi ospiti in studio. Allora vado subito a presentare gli ospiti di questa serata. Vado dalla mia destra. La mia destra, Tullio Trapasso, comitato No Racket e No Abusivismo. Un saluto a tutti, grazie dell'ospitata oggi. Ci mancherebbe. Angela De Rosa, portavoce Casa Pound Italia Milano, giusto? Buonasera a tutti. Alla mia sinistra invece Gaia Romani. Buonasera. E poi l'avvocato Chiarolanza, Antonio Chiarolanza, giusto, perché stasera non è solo politica, diciamo, parliamo di tematiche di attualità, di informazioni, di politica, però abbiamo voluto anche far intervenire due persone che sì, hanno a che fare con la politica, ma sono persone che non hanno appartenenza a nessun partito, nessun schieramento in particolare. Allora, parliamo dell'incendio della Bovisana. Tra l'altro noi stamattina siamo andati anche a fare qualche ripresa per vedere com'era il sito, e ci sono ancora le pompe dei vigili del fuoco in funzione, cioè fumo che ancora viene fuori, i vigili presenti lì e la polizia, mascherina. Onestamente c'eravamo noi, quelli di Rete 4 e la RAI, penso, con le telecamere, e c'era un puzzo ancora brutto. Tullio? Beh, incredibilmente in molte zone di Milano si vedono questi nuvoloni neri che escono fuori da proprietà abbandonate o comunque da campi incolti, e ormai non ci si fa neanche più caso tante volte. Purtroppo il problema degli inquinamenti la problematica che si sta dando al clima e alla città di Milano su ciò che respiriamo è dovuta proprio alla criminalità. Ormai grossi gruppi criminali, medi gruppi criminali hanno capito che è una delle varie specializzazioni dove ci si può guadagnare tanto, quella dello smaltimento illegale dei rifiuti, a partire da quelli ospedalieri, quelli tossici, anche l'olio usato. Siamo arrivati a vedere anche l'olio usato, perché ha un costo smaltire l'olio delle macchine, per esempio, con cui circoliamo. E vengono appunto allestiti tutte queste società fittizie che si occupano di queste cose. Ne abbiamo almeno una decina che sono ricollegabili alla stessa persona, tra l'altro una persona che settimana scorsa è stata arrestata con un mega blitz, tre giorni, e poi è di nuovo libera. Allora, abbiamo un bel servizio che ci ha mandato Tullio Trapasso. Tullio Trapasso, ripeto, fa parte del comitato No Racket, No Abusivismo, e insieme a lui hanno un City Report, giusto? Sì, che è il programma, quello per il monitoraggio che abbiamo fatto col comune nel progetto Social Street, per i luoghi abbandonati, pericolosi, insomma, che creavano problemi. Abbiamo mappato 240 cose, adesso entro fine anno consegneremo. Ci sarà parecchio da vedere. Ok, poi. E noi abbiamo un piccolo estratto delle ultime riprese che hanno fatto in via Grassi. Vediamo il servizio insieme. Buongiorno a tutti, siamo in via Cristina da Belgioioso, Giambattista Grassi, siamo a 50 metri dall'ospedale Sacco e ci troviamo dentro questa mega struttura privata che, come vedete, è occupata dai Rom, è tutta devastata, ma non è forse quello il più grande problema in questo momento. Il problema è che qui dentro si smontano macchine, si smontano moto e si bruciano rifiuti a pagamento. C'è appena stata la situazione di via Chiasserini che sta allarmando tutta la popolazione. Ecco, questo è un altro posto che secondo noi dovrebbe essere controllato, dovrebbe essere sgomberato e messo in sicurezza. Fra l'altro vorrei ricordarvi che quasi due anni fa ci eravamo già stati qui, quando Beppe Sala era presidente di Expo, quando lo chiamavo Mister Expo. Vedete qualche cambiamento da allora? No, vedo solo dei peggioramenti. Seguimi che andiamo a vedere in questi carrelli chi c'è. Qua ci troviamo in una situazione indecorosa. Tu hai inquadrato il faro, ci sono tutti i pezzi di macchine, motorini, anche nuovi, quindi si capisce che sono dei pezzi rubati. Se hai la pazienza di seguirmi, ti faccio vedere una cosa. Allora, questa è una struttura che è occupata, cioè ci abitano abusivamente dei Rom. Ora, non per fare uno più uno, però sappiamo che sono persone che non lavorano, non hanno un lavoro legale, e qui troviamo tutti i pezzi di auto rubate, ruote di scorta, ruote con i cerchioni. Allora, basta fare uno più uno e vedere il degrado in cui Milano è costretta a vivere. Guarda qua. Ma quanti ce ne sono? Cosa dire, Maurizio? Adesso in chiusura ce ne stiamo andando. Ma cosa dire? Che è una situazione oscena, tremenda, specialmente dopo le segnalazioni fatte in questi anni dal Comitato No Racket e Abusivismo, e che nessuno ha fatto niente. Le nostre autorità preposte se ne fregano allegramente di queste situazioni
nella Milano metropolitana, come chiamano loro. L'ultima volta che eravamo stati qui dentro, la parte abitata era solo davanti, la portineria, i primi palazzi da dove si entra. Adesso queste persone, godendo dell'impunità che consente la giunta sala, sì, hanno benissimo pensato di colonizzare anche tutto lo spartitraffico, il muro divisorio con l'autostrada, con bombole di gas correnti. Io vorrei ricordare che questa è una situazione pericolosissima. Se esplodono le bombole di gas mentre passano i mezzi in autostrada, poi non veniamo a piangere, a fare la lacrimuccia, a dire che non si sapeva, non si conosceva. Oggi ne è testimonianza di quello che può accadere e vogliamo avere delle risposte. Situazioni, noi non abbiamo paura, andiamo avanti per la legalità, per la sicurezza. Un saluto a tutti dal Comitato Antiracket e Antiabusivismo, City Report, Tullio Trapasso e Daniele Menti, che oggi ci fa le live. Eccoci, altra roba comunque. Allora, questo è un estratto del servizio che avete fatto più lungo e sicuramente più esaustivo di tutto. Certo che avete del coraggio ad andare in questi posti qua, eh? Non è che... Il coraggio, la follia della ragione, a volte della voglia di veder cambiare qualcosa, anche perché tante segnalazioni, ecco, il mio dire non succede niente parte da questo. Due anni fa, quando ancora c'erano gli espropri Expo, tra cui di una mia amica che si chiama Anna, qui hanno portato via un terreno proprio per costruire questa bretella che congiunge con l'autostrada dei laghi, avevamo segnalato questa situazione, già si bruciavano i rifiuti, già si viveva dentro, una trentina di persone. Ritorno dopo due anni, non che me ne sia sbattuto, però avendo mandato tutte queste mail al municipio, all'assessorato alla sicurezza, eccetera, pensavo giusto appunto che qualche palizzata, qualcosa fosse stato fatto per inibire questa situazione. Ricordo che siamo a 50 metri dall'ospedale Sacco, a fianco alla metro, famoso store, eccetera. Rientro proprio su segnalazione di questi cittadini che, allarmati, mi dicono: guarda, vediamo delle fiamme vive, dei fumi che escono da lì quando passiamo. Fortunatamente non abitiamo qui, però andiamo a fare la spesa alla metro, sono commercianti, eccetera. Vado dentro a vedere e trovo una situazione che veramente, dirvi, forse la più pericolosa, non dal punto mio, nel senso che mi volessero aggredire, quello capita sempre, ma proprio dal punto di vista dei cittadini. Cioè, abbiamo un cancello controllato da questi personaggi che fanno entrare questi furgoncini a scaricare, come dicevamo anche prima mentre non eravamo in onda, questi camion a pagamento, e vengono depositati tutti lì, poi vengono bruciati. Abbiamo macchine che entrano, tra l'altro noi i sopralluoghi li facciamo anche di notte, proprio notte tra le 3 e le 5 del mattino, anche perché è più tranquillo, nel senso che molti dormono, quindi riusciamo a entrare, li prendiamo, diciamo, alla sprovvista. Questa è una tecnica un po' militare, ci siamo studiati comunque, e abbiamo scoperto, insomma, che non erano più soli, erano aumentate le persone. E soprattutto ci eravamo accorti che avevano costruito un vero e proprio villaggio fatto di casette con tanto di frigoriferi americani, quelli col ghiaccio, eccetera, e soprattutto tutto sto stoccaggio di bombole di gas, non le bombolette da campeggio, quelle grosse che si usano, insomma, anche per le situazioni di camping grossi. Ne abbiamo trovate 12 appoggiate con dei tubi di gomma che collegavano appunto delle cucine approssimate sul muro di cinta dell'autostrada 8, al che abbiamo trovato un ragazzo, poi forse tu hai visto il filmato, gli abbiamo chiesto qualcosa, ma non hai paura di vivere così? Mi ha detto: tanto vivere o morire per me è la stessa cosa, quindi già lì siamo rimasti un po' atterriti. Tra l'altro abbiamo trovato dei bambini, non si possono vedere, li abbiamo mascherati un attimo, tra i bambini parlo da 3 mesi ad arrivare ai 14 anni, e abbiamo trovato una marea di rifurtiva tra profumi di marca, eccetera. E la cosa che ci ha lasciato più stupito di tutti, appunto, è proprio questo, che ci hanno dichiarato: sono lì con donne, bambini, eccetera, che loro vivere o morire non gliene frega niente, gli va bene così, perché loro stessi respirano chiaramente i gas. Poi, per quanto riguarda la situazione auto, qualcuno mi ha già chiamato, ha visto il filmato perché gliel'ho mandato, mi aveva detto che gli avevano portato via la macchina, in questo caso una Yaris, ciao Andrea, e purtroppo l'ha ritrovata tutta smontata. Noi siamo entrati a registrare alle 10:30 del mattino, gliel'hanno rubata alle 6, noi siamo andati via infatti alle 5, questa è una nota di colore che voglio raccontare, alle 5 non c'era ancora la macchina, quindi dalle 7 del mattino alle 10 gliel'avevano già ridotta, come avete visto. Certo. Mi hanno segnalato anche la questione delle biciclette Mobike, Ofo. Tuglio, tu cosa devi dire, qualcosa in merito alle biciclette? Sulle biciclette cosa possiamo dire? Per la nostra attività purtroppo ci troviamo sempre con decine e decine di queste biciclette rubate. Ormai è diventato facilissimo aprirlo, lo fanno anche i bambini. Quando dico i bambini non è un caso, abbiamo le immagini anche lì. Piazza Selinunte, stallo delle biciclette, ragazzini che rivendevano le biciclette che spaccavano al momento mentre venivano consegnate con due sassi. Tanto per spiegare, allora, queste biciclette
Tanto per partire, non è vero quello che dicono che sono controllabili, perché i GPS quando viene spaccata l'antifurto non funzionano più, quindi vanno a finire ovunque, e questo possono dirvi sia Ofo che Mobike, che abbiamo contattato, e abbiamo contattato addirittura nei primi mesi in cui era in funzione il servizio, quando ancora neanche la polizia locale sapeva chi dovesse rimuoverle, prenderle quando erano danneggiate, perché alcuni rimpallavano con l'AMSA, diceva che dovevano prendere l'AMSA, perché i gestori non avevano previsto il servizio. Diciamo che sono partite con una gran confusione, potrebbe essere un servizio utile. Poi, al momento... Scusa Tullio se ti interrompo, però è carina l'immagine che abbiamo fatto sotto quel sottopassaggio, la bicicletta posteggiata in un sottopassaggio, cioè voglio dire, prima l'amministratore dice la potete utilizzare, arrivare dove si arriva, lì non c'è niente, si, cioè, è un sottopassaggio, anche di rispetto, guarda, del codice della strada, sì, ma quello è un sottopassaggio, sotto lì non è che dici vabbè l'ha presa per andare in ufficio e l'ha posteggiata, guarda, sotto l'ufficio, basta vedere anche le altre immagini che sì, sono andate, però insomma, questa qua mi ha fatto molto pensare. Mi spiace deviarvi un attimo dal discorso, però io vi farei anche un discorso che secondo me è anche più grave. Vi siete resi conto che il sabato sera sono in aumento gli incidenti delle macchine a Nolo, queste macchinine rosse eccetera, sì, perché ormai i ragazzi, se sanno di bere, prendono queste macchine per non rompere le loro con cui vanno a lavorare, cioè avevano detto che queste macchine come le Volvo avrebbero avuto un dispositivo che si accorgeva della presenza dell'alcol, se chi guidava aveva bevuto eccetera, questo non si, negli altri paesi d'Europa c'è, devi soffiare dentro se no la macchina non sa via, qui invece tutti gli ubriachi prendono quelle, tanto le distruggi, le hai pagate cosa, 20 euro? Sperando di non far male a nessuno, poi magari qualcuno ti verrà a chiedere qualche soldo, se hai ragione a torto in Italia non si sa mai, diventano lunghissime, e ti tieni la tua macchinina in serbo perché magari da lunedì al venerdì ci vai a lavorare. Anche perché la roba, cioè attenzione, le robe a Nolo stanno diventando pericolose qui. Il sequestro dell'autoveicolo di proprietà di chi guida in stato di ebbrezza. Quindi quando non è proprietario almeno non perde il veicolo. Quindi. Tra l'altro. Avete notato questo problema? Tanto voi non potrà guidarlo. Sì. Quando troviamo le macchine infilate nei piloni sulle strade dritte, o quelli che se le trovi dentro i locali, che sono tutti ubriachi, cioè non è che non sanno guidare, perché sennò altrimenti non ci sarebbe caso. Certo, Tullio. Sì, io avrei anche finito, nel senso che la problematica secondo me è quella di dare una situazione di certezza, cioè queste biciclette non devono essere rubate, non devono essere guidate da chi non si sa c'è sopra, perché rischiamo veramente che facciano male a qualcuno, e soprattutto vengono usate per i crimini. Se si trova una soluzione che può essere il GPS non funziona, o ci si mette una targhetta identificativa, e allora in quel caso anche le forze dell'ordine con le telecamere, le strumentazioni, come trovano le auto, le revisioni eccetera, possono dire questa bicicletta è così e la bloccano. Anche perché tante volte tu, se avvisi la polizia locale, capitato a me sempre in zona Baggio, manca tutto il pezzo dell'antifurto perché proprio l'hanno spaccato, quindi vedi che manca proprio il pezzo di sicurezza della bicicletta col GPS, avvisi i vigili ti dicono chiama Ofo perché noi non possiamo intervenire, non sappiamo come identificare se la bicicletta sia regolare o no. Certo. Dai, tu, Paolo, posso sentire il sindaco una battuta al volo? Prego, i gestori delle biciclette, lo sai che hanno diviso da pochi mesi le zone dove tu puoi lasciare le biciclette con costo A e costo B? Abbiamo le zone dove costa molto di più lasciare la bicicletta e le zone del centro chiaramente dove costa molto meno. A parole si dicono tante cose, sui fatti chi va a prendere la bicicletta e ci sta guardando sa benissimo come funziona. Se io abito in piazza Frattini, in piazza Selinunte, fuori dalla cerchia dei Navigli, se devo prendere la bicicletta la devo riportare, pago quasi, non dico il 40% in più di quello che paga uno in centro. Quindi questo cosa vuol dire? Sì, ma che comunque è un costo minimo, cioè pochissimo. Beh, la città dovrebbe essere tutto uguale, se città è città dovrebbe costare tutto uguale come era prima. Chissà come mai dopo ci sono stati tutti questi furti, dopo che le aziende volevano ritirarsi perché i costi stavano diventando pesanti. Ma questa è una scelta aziendale privata, cioè non è una scelta della giunta comunale, sono aziende private. Comunque abbiamo i cittadini con la bicicletta, di serie A e di serie B. Se è vero che hanno differenziato il pagamento si può andare in base a vedere, dove Paolo, lasci, è una, sicuramente non è una cosa bella. Beh, c'è da dire che è sicuramente legato, visto che è stato introdotto dopo, se ho capito bene. Perché sì, prima, 4 mesi fa. Perché prima... Tullio, qualcosa da segnalare per sabato e domenica? Sì, noi continuiamo con i nostri sopralluoghi, questa settimana continueremo in zona 8 su una situazione un po' discutibile, ci sono state date delle risposte discutibili, è di nuovo tornata una condizione di pericolo e poi abbiamo un incontro con dei comitati di casa, i nostri comitati di casa, per dei problemi appunto dovuti alle infiltrazioni d'acqua, alle biciclette anche, che vengono lasciate dappertutto, quindi addirittura gli bloccano gli accessi con le biciclette. E vedremo queste cose. Ok, quindi ringrazio Tullio Trapasso. Saluto a tutti. Angela De Rosa. Grazie, buonasera.
Gaia Romani. Grazie, buona serata. E l'avvocato Antonio Chiarolanza. Grazie, buonasera.